Nonostante il vento e la neve, i dipendenti di Eutelia hanno fatto lo stesso, il presidio nella pausa pranzo qui davanti all'azienda. Sono uniti e compatti e chiedono che la nuova proprietà riassuma tutti, o tutti o nessuno, dicono, altrimenti ci sono altri acquirenti, valutiamo bene che sorte dovrà fare un'azienda che ormai da oltre un anno non ha un piano industriale ed è praticamente ferma. Cioè, come dipendenti siamo preoccupati per il nostro futuro. Oggi sono in riunione a Roma con chi ha vinto la gara, vediamo se trovano un accordo che ci possa tutelare e mantenere il nostro posto di lavoro. Secondo me ci sono anche altri compratori che è interessato, prima di dare a uno che vuole mandare un po' di gente a casa, deve valutare anche secondo il Ministero e i commissari un attimino. Abbiamo tutti delle famiglie, abbiamo tutti dei mutui, abbiamo tutti delle spese da affrontare e quindi lo stipendio ci serve e noi si vuole lavorare, si vuole continuare a lavorare. I lavoratori hanno poi fermato le auto lungo via Piero Calamandrei informando gli automobilisti su quanto sta accadendo nella loro azienda. Si è trattato di un blocco parziale che non ha creato pesanti disagi al traffico.